Oh, buongiorno a tutti. Vi siete accorti? Vi accorgete delle differenze? Sì, sicuro, non c'è bisogno che intervenga io. Le differenze fra quello che succede nei post partita, social, mediatici, ovunque, in cui ci sono stati presunti errori arbitrali contro il Milan, e i post partita, social, mediatici complessivi, in cui ci sono stati presunti torti arbitrali a favore del Milan. Allora, contro il Milan, stai zitto, cosa vuoi? Parlare degli arbitri, tu dovevi vincere anche se lo stesso, anche se sei più forte. Parliamo della crisi del Milan, non perdiamo tempo a parlare di episodi arbitrali. Vi torna? Quando invece ci sono presunti torti arbitrali a favore del Milan, ho sentito intervenire un ministro, dopo Genoa-Milan, un ministro che voleva portare il caso in Parlamento, e adesso più o meno la stessa cosa, addirittura la ripetizione della partita, voleva chiedere il presidente allo Tito. Perché parlo di presunti? Perché è tutto presunto nel calcio. Perché, secondo l'AIA, non c'è nessun errore Maignan-Castellanos rigore e non c'è nessun errore sul doppio giallo a Pellegrini. Ragazzi, mi spiace, sono spiacente, sono desolato, ma è così. Non sono io l'AIA. Quando vedo i quotidiani generalisti, Corriere della Sera, il giornale, riportare questa notizia, chiaro che se poi l'arbitro Di Bello arriva a gestire in maniera generale, non al meglio, tutto il match, considerando tutto, ci può stare, però consideriamo tutto. L'arbitro Di Bello non c'entra nulla con la linea tracciata sul fuorigioco di Leao, ma ancora mi sto chiedendo dove cavolo è il fuorigioco di Leao. Oppure come mai non è stato espulso Isai per la gomitata sul... si chiama coppino sul collo di Giroud. Giù le mani da Christian Pulisic. Giù le mani. Io sono felice che a Candreva non sia successo quello che è successo a Pulisic, perché Candreva a Salerno ha fatto la stessa cosa. Si è fatto male sul serio, perché poi il Tati Castellanos, buon per lui, si è rialzato in piedi e giocherà la prossima partita. Tomori a Salerno, 2 mesi e mezzo di infortunio, la Salernitana è andata avanti, Candreva è andato a fare gol. Ma nessuno gli ha dato dell'antisportivo. Sapete perché? Perché non era funzionale. Perché bisognava fare click, audience, numeri con la crisi del Milan. Funziona così, ragazzi. E ve lo dico anche, sono editore di un sito, derbyderbyderby.it. Purtroppo funziona così. È un cinismo che prima o poi qualcuno vi doveva rappresentare. Invece Pulisic, Pulisic è un bel cinghialone. Pulisic, diamogli addosso. È del Milan. Fa click il buon Candreva, che è stato ed è fior di giocatore, però gioca nella Salernitana ultima in classifica. Pulisic. E poi siamo tutti capaci, dopo aver alimentato, siamo tutti capaci di definire bestie, animali, tutti gli aggettivi, tutti i sostantivi, gli aggettivi che volete, quelli che hanno sui social augurato la morte a Chris Pulisic, però intanto abbiamo alimentato. Si chiama shitstorm, è un termine poco elegante per chi di voi si è appena alzato dal pranzo della domenica in famiglia, poco prandiale, francamente, però questo è. E quindi male, 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 perché Pulisic non ha fatto altro che fare quello che ha fatto Candreva Salerno, né più né meno. Pellegrini buttava fuori lui la palla, non l'ha fatto, abbiamo continuato ed è arrivato il doppio giallo a Pellegrini. Certamente io ho riguardato perché mi interessava, Pulisic non ha visto se Castellanos prendeva sangue o se era infortunato in maniera particolare, era anche coperto credo da Bennacer, non ha visto, era concentrato sull'azione, ha visto che Pellegrini giocava, ha giocato anche lui. Ragazzi, però quello che è successo dopo... Non facciamo quelli che dicono vergognosi insulti a Pulisic. Evitiamo prima di alimentare. Se posso permettermi.
Ragazzi, tutto questo caos di Lazio-Milan sono tutte cose che noi abbiamo già vissuto. Ne abbiamo già vissuto. Intanto, quello di Maignan su Castellanos è rigore a curling. Io non so se nel curling esiste il rigore, ignoranza mia, il curling quando agli ultimi giochi olimpici ci ha fatto vincere una medaglia, eravamo tutti lì ad esultare, ma nessuno di noi si ricorda le regole. Non so se a curling esiste il rigore, però a curling, secondo me, se esistesse il rigore, quello di Maignan sarebbe stato rigore. Ma Lazio-Milan, piccolo particolare, era una partita di calcio e non di curling. Dell'episodio di Pellegrini e Pulisic abbiamo già parlato. Io dopo Salernitana Milan non potevo nemmeno azzardarmi a dire, ma guardate che avevamo un giocatore a terra, non dovevano fermarsi come avevamo fatto noi, peraltro 10 minuti prima con Dia, perché anche Dia in quel Salernitana Milan si era creato, non lo scrive nessuno sui giornali, lo ricordo io, aveva avuto un infortunio muscolare e siamo fermati, palla nostra e siamo fermati. 10 minuti dopo invece la Salernitana tira dritto e fa gol. Maignan viene accusato di aver fatto un errore sul gol di Candreva, ma Maignan un attimo prima stava protestando perché c'era Tomori a terra. E poi se stacchi la spina, poi è difficile riattaccarla per parare il tiro di Candreva. Ma non lo potevo nemmeno dire, mi ridevano in faccia. Venivo zittito, peggio per te, ma che cosa vuoi? Ma figurati, bravo Candreva, tu invece, Crisi Milan, parliamo. Così che funziona, ragazzi. Funziona così. L'espulsione di Marusic, tutto quello che è successo in Lazio Milan, noi l'abbiamo già vissuto. Abbiamo vissuto anche con l'arbitro Di Bello, Milan-Atalanta in Coppa Italia, rigore all'ultimo minuto. Non c'è stato dato, ma 3 anni prima, alla fine di Milan-Juventus, semifinale di Coppa Italia, il rigore di Calabria su Ronaldo, stessa dinamica, ci viene dato contro. Che cosa succede? Succede che tutto quello che è stato vissuto in Lazio-Milan, noi l'abbiamo già vissuto sulla nostra pelle, Marusic, e noi Giroud a Lecce, prende un fallo netto al limite dell'area. Netto, calcio di punizione per il Milan dal limite dell'area. Non so cosa sarebbe successo, raramente facciamo gol su punizione, però hai visto mai, niente da fare. Punizione contro Giroud sbotta, espulso, via, fuori. Se lo fanno a Giroud perché non possono farlo a Marusic? Guendouzi, il problema di Guendouzi è che non è solo colpire, ma tentare di colpire che viene punito dal regolamento. Quindi io capisco che l'accusa contro Di Bello è alla fine ha innervosito la Lazio ha 3 espulsi, 11 ammoniti, ma che partita è? Però poi nello specifico degli episodi. Guendouzi, colpire o tentare di colpire? Noi ci siamo appena passati, Jovic ha appena finito 2 giornate di squalifica per quello che è accaduto a Monza, dove Jovic è stato provocato per tutta la partita. E alla fine ne sono stati raccolti i frutti. E quindi, ragazzi, tutto quello che è successo in Lazio-Milan, noi l'abbiamo già vissuto. Adesso però, nella prossima chiacchierata di queste cose, non parliamo più, parliamo di calcio. Ok? Grazie.